Buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi continuiamo a parlare di moti infinitesimi. In particolare, quando abbiamo parlato della forma di Euler-Savary, abbiamo visto come risulta possibile determinare la posizione del centro di curvatura e il raggio di curvatura della traiettoria di un punto del piano mobile nel momento in cui sono note le traiettorie polari, oppure mediante la forma di Euler-Savary compatta con l'ausilio della circonferenza deflessa. Bene, se vi ricordate, il cerchio osculatore presenta tre punti di contatto con la traiettoria. Questo in altri termini corrisponde a due spostamenti infinitesimi, perché nel momento in cui abbiamo per esempio una generica traiettoria, noi possiamo avere tre punti di contatto con una circonferenza. Quindi un punto di contatto corrisponde all'intersezione, due punti di contatto corrisponde alla condizione di tangenza, tre punti di contatto noi abbiamo a che fare con il cerchio osculatore, tant'è vero che abbiamo precisato a suo tempo che il cerchio osculatore è unico per ciascun punto della curva. Contrariamente a quanto accade per la condizione di tangenza, in cui abbiamo infinite alla 1 circonferenze tangenti alla curva nel punto. Ok? Qui abbiamo per esempio il punto P1, P2 e P3, che in questo caso ho disegnato, diciamo, spostati tra di loro in maniera finita. Per avere il cerchio osculatore, come abbiamo detto a suo tempo, questi tre punti vanno ad avvicinarsi tra di loro a livello infinitesimo, così da generare appunto la particolare posizione del cerchio osculatore, che è anche una circonferenza tangente, perché la condizione di contatto è più forte che non quella di tangenza. Ok? Perché, come detto prima, passiamo da due a tre punti di contatto. Bene, questo può essere visto come una situazione corrispondente a due spostamenti infinitesimi, no? Nel passare da P1 a P2 e da P2 a P3. Il centro di curvatura e il raggio di curvatura nel momento in cui P1, P2 e P3 sono, ripeto, vicini tra loro a livello infinitesimo, possono essere determinati, come visto e applicato in diverse occasioni, mediante la forma di Euler-Savary, nella forma generale o nella forma compatta. Bene, quindi se noi andiamo a considerare una generica curva gamma, qualitativamente noi possiamo dire che se questa è la retta tangente in questo punto, possiamo individuare qualitativamente un cerchio osculatore e quindi un centro di curvatura ed un raggio di curvatura, d'accordo? Ma noi sappiamo anche che in alcuni casi la traiettoria dei punti di Biela presenta un flesso, ok? Presenta un flesso, e in tal caso il cerchio osculatore come circonferenza degenera e va a coincidere con la retta tangente. Quindi abbiamo una situazione di questo tipo. Quindi, come qui abbiamo tre punti di contatto a livello infinitesimo, naturalmente anche qui abbiamo tre punti di contatto a livello infinitesimo, perché questa retta tangente altro non è che il cerchio osculatore del genere nel caso di un punto di flesso. Va bene? Quindi ci troviamo ancora davanti ad una situazione che corrisponde a due spostamenti infinitesimi, e di questo abbiamo fatto diverse applicazioni, va bene? Bene, in questo caso noi
noi vogliamo aggiungere una condizione in più, quindi ci spostiamo dalla situazione di due spostamenti infinitesimi a tre spostamenti infinitesimi. E quindi da tre punti di contatto, sia in questa situazione che in quest'altra situazione, noi vogliamo passare a quattro punti di contatto che sono vicini tra loro a livello infinitesimo. Quali sono le conseguenze pratiche di questo discorso, apparentemente puramente teorico? È che noi, se riusciamo ad aumentare il numero di punti di contatto, miglioriamo l'approssimazione, in questo caso del tratto rettilineo e in questo caso di una traiettoria circolare, che sono le due traiettorie di riferimento più utili nelle applicazioni pratiche, cioè nella progettazione dei meccanismi. Bene, questo discorso riguarda non soltanto i meccanismi generatori di traiettoria rettilinea approssimata o circolare approssimata, ma riguarda anche a un'altra classe, un'altra categoria di meccanismi che sono i dual mechanisms, non sono nient'altro che i meccanismi con indugio. Nelle applicazioni pratiche di progettazione di macchine, macchine automatiche in particolare, questa situazione si verifica con una certa frequenza, va bene? E quindi poi vedremo delle applicazioni. Come al solito, prima di arrivare all'applicazione dobbiamo affrontare una trattazione teorica, e quindi in particolare l'argomento di oggi riguarda la determinazione dell'equazione della cubica di curvatura stazionaria. Che cos'è la cubica di curvatura stazionaria? È un luogo geometrico dei punti del piano mobile che presentano curvatura stazionaria. Poi in realtà già lo scrivere qui cubica, evidentemente ci aspettiamo che l'equazione algebrica di questo luogo geometrico è un'equazione di terzo grado, pertanto una cubica. Ok? Bene, però vorrei, prima di passare direttamente alla determinazione dell'equazione della cubica di curvatura stazionaria, inquadrare in un'ottica leggermente diversa quanto abbiamo detto a proposito della formula di Eulero-Savary. Allora, noi supponiamo assegnata la legge di moto per il tramite delle traiettorie polari, quindi questo è lambda, questo è L, e questo è il centro di istantanea rotazione P con zero. Bene, risulta conveniente fare riferimento al sistema canonico che ha origine nel punto di contatto delle polari, ossia nel centro di istantanea rotazione. Questa è la tangente e questo è l'asse delle ordinate, ossia normale, ok? Normale con inverso diretto nella diretto verso la polare mobile, va bene? Allora, che cosa abbiamo detto a suo tempo? Che se noi abbiamo un generico punto M del piano mobile e indichiamo questo angolo con psi, ecco, onde evitare confusioni, precisiamo che nella trattazione da qui a seguire indicheremo delta, cioè il diametro della circonferenza dei flessi, con delta piccolo, in modo tale da avere dei risultati che risultino congruenti con la simbologia del testo di riferimento, e l'angolo alfa lo indichiamo con psi. Ok? Bene, quindi abbiamo psi e abbiamo la posizione di questo segmento orientato, cioè P0M, che
determina appunto nel piano mobile la posizione di M in coordinate polari. Allora, la formula di Eulero-Savary, nella forma generale, assunta la seguente: 1 su pi con 0 omega meno 1 su pi con 0 m coseno di psi, che è uguale a meno 1 su delta. Per quanto riguarda la circonferenza dei flessi, che è il luogo dei punti del sistema mobile che presentano un flesso nella traiettoria, noi abbiamo imposto naturalmente la condizione di 0 omega che tende all'infinito, perché come detto prima il cerchio oscillatore degenera nella retta tangente. Di 0 omega tende all'infinito, quindi questo termine va a 0 e abbiamo già ottenuto a suo tempo questa equazione, cioè delta coseno di psi che è uguale a P0M'. Ok? Questa è l'equazione in coordinate polari della circonferenza dei flessi. Ma supponiamo che il punto M' sia questo. Noi abbiamo delta, che è il diametro della circonferenza dei flessi, e possiamo andare a tracciare questa circonferenza, che è appunto la circonferenza dei flessi. Ma ora indichiamo con x la coordinata di M' nel sistema di riferimento canonico P0Tn e con y relativa ordinata. Cosa possiamo scrivere? Possiamo scrivere che x è uguale indicando per esempio questo con R, x è uguale, quindi questo lo indichiamo per esempio con R, x è uguale ad R seno di psi, y è uguale ad R coseno di psi in forma cartesiana. Da qui possiamo facilmente dire che x quadro più y quadro è uguale ad R quadro, e possiamo per esempio andare a sostituire al coseno di psi y su R. Da questa sostituzione otteniamo che cosa? Delta y su R, ma posso moltiplicare al secondo membro, questo è uguale ad R quadro, ma R quadro è uguale a x quadro più y quadro, e quindi otteniamo l'equazione della circonferenza dei flessi in coordinate cartesiane piuttosto che in coordinate polari come determinato a suo tempo, e quindi otteniamo x quadro più y quadro meno delta y uguale a 0. Questa è l'equazione della circonferenza dei flessi in forma cartesiana, che corrisponde naturalmente ad una circonferenza tangente alle polari in pi con 0 e che ha il centro sull'asse delle ordinate con un raggio che è pari a delta mezzi. Bene, ora chiamiamo in causa la forma di Eulero-Savary contratta che abbiamo dimostrato a suo tempo. Cosa abbiamo scritto? Che P0m al quadrato è uguale ad omega m per m'm. Dove m è il generico punto del piano mobile,
omega m mi dà il raggio di curvatura e m' è il corrispondente punto di m sulla circonferenza dei flessi. Bene, se vogliamo generalizzare il discorso per prepararci il campo su quello che vi ho anticipato prima, cioè finalizzare il tutto alla determinazione dell'equazione della cubica di curvatura stazionaria, conviene fare questo ragionamento. Allora, questo segmento orientato lo indichiamo con H, mi riferisco a P0M. Quindi detto questo, qui posso sostituire H ed ho un H quadro, va bene? L'M'M lo posso vedere in questo modo. L'M'M è il segmento orientato che va da M' verso M. Allora, questo M'M lo posso esprimere come H meno R, ma il nostro R non è nient'altro che delta coseno di psi. Ok? Questo riguarda appunto una diversa espressione di M'M. Bene, qui abbiamo il centro di curvatura del punto M, nel quale posso puntare il compasso per tracciare un arco di cerchio osculatore alla traiettoria. Bene, questo lo indichiamo con meno rho, cioè vale a dire che assumiamo rho uguale a m omega, cioè a meno omega m. Ok? Bene, se andiamo ora a sviluppare questa espressione, ripeto, derivata dalla forma di Eulero-Savary contratta che già conosciamo e abbiamo dimostrato, andiamo ad esplicitare il raggio di curvatura rho. Raggio di curvatura rho è uguale ad H quadro diviso delta coseno di psi meno A. Questa è un'espressione importante perché ci consente di fare ulteriori considerazioni. Quindi, ripeto, abbiamo espresso il raggio di curvatura in funzione di cosa? Di psi ed H, che non sono nient'altro che le coordinate polari del punto M del piano mobile, quindi psi H del punto M del piano mobile, e qui poi compare il delta, che è il diametro della circonferenza dei flessi. Va bene? Ora ritorniamo al discorso di prima. Noi siamo interessati, per le applicazioni pratiche, progettuali, a trovare il luogo geometrico dei punti del piano mobile che presentano una curvatura stazionaria. Curvatura stazionaria significa, come anticipato prima, avere quattro punti di contatto. E quindi andiamo a considerare non due spostamenti infinitesimi, bensì tre spostamenti infinitesimi, così da avere quattro punti di contatto. In altri termini, questo luogo geometrico di cui stiamo parlando può essere determinato imponendo questa condizione: curvatura stazionaria, ok? Ma questo è il raggio di curvatura, la curvatura è l'inverso del raggio di curvatura. Se è stazionaria la curvatura, deve essere stazionario anche il raggio di curvatura, va bene? Stazionario rispetto a che cosa? Rispetto al movimento. Il movimento come l'abbiamo rappresentato in maniera conveniente? Per il tramite delle traiettorie polari. E allora risulta comodo imporre questa condizione in questo caso, cioè che del rho in dl, dove l rappresenta l'archetto di polare mobile e quindi corrisponde al movimento di puro arrotolamento della polare mobile sulla polare fissa,
questa derivata deve essere uguale a zero. Quindi la condizione di curvatura stazionaria, cioè di avere quattro punti di contatto a livello infinitesimo, si materializza a livello matematico con questa condizione. Quindi la derivata di rho in dl deve essere uguale a zero. Ma l'espressione di rho l'abbiamo data, quindi non ci rimane che appunto andare a sviluppare questa derivata, attenzione, in funzione dell'arco di polare mobile, ok? Questa è L, stiamo parlando di dl, un po' sulla falsariga di quanto fatto per dimostrare la formula di Overo-Savarin, ok? Benissimo. E allora è quello che ci apprestiamo a fare. Quindi abbiamo del rho in dl, dobbiamo derivare rispetto al movimento, e questa è la derivata di un quoziente, va bene? Quindi la derivata della prima, che è 2h, e h in dl, per la seconda non derivata, cioè il denominatore, che è delta coseno di psi meno h. Meno la derivata del denominatore per il numeratore non derivato. Ok? Quindi qui abbiamo un h quadro che è il numeratore, devo andare a derivare rispetto ad L il denominatore, facendo attenzione a quali sono le variabili. Ma queste sono tutte variabili, perché durante il movimento cambia la curvatura delle polari e di conseguenza in generale cambia il diametro della circonferenza dei plessi. Ok? Quindi questo delta varia, psi varia e h varia, va bene? Perché? Perché durante il movimento naturalmente il punto M si sposta. E allora qui dobbiamo andare a considerare la derivata di questo prodotto, quindi abbiamo le delta in dl per il coseno di psi, più cosa? Delta per la derivata del coseno di psi, ma derivata del coseno è meno seno, quindi io qui trovo delta seno di psi, va bene? Ma attenzione, perché anche psi varia, quindi qui è la derivata di una funzione composta, quindi ho d psi in dl ed ho completato la derivata di questo prodotto, manca la derivata di quest'altro termine, e quindi ho meno dh in dl. Tutto questo naturalmente deve essere diviso per il quadrato del denominatore. Quindi il quadrato del denominatore, qui abbiamo un delta coseno di psi meno h al quadrato. Questa è l'espressione che mi dà la variazione della curvatura in funzione dell'arco di polare mobile. D'accordo? Ora dobbiamo fare un po' di passaggi. Allora, riscrivo qui. Quindi abbiamo un del rho in dl che è uguale. Posso dividere in due termini questa espressione e quindi posso scrivere 2h dh dl diviso delta coseno di psi meno h, il quadrato scompare perché ho semplificato, meno h quadro diviso delta coseno di psi meno h al quadrato moltiplicato tutto questo termine che vado a riscrivere, quindi delta in dl
coseno di psi meno delta seno di psi de psi in del meno de h in del. Allora, detto questo, dobbiamo andare ad esplicitare questi termini di cui vi fornisco direttamente l'espressione. Mi riferisco a questo termine, cioè dh in dl, che come vedete compare anche qui, e poi abbiamo un altro termine ancora, che è de psi in dl. Di questi vi fornisco direttamente l'espressione. Quindi scriviamo che de psi in dl è uguale a 1 su r' meno coseno di psi diviso h. Per quanto riguarda la simbologia, anche qui voglio utilizzare una simbologia che è fedele al testo di riferimento, sia il testo di Benedetto Pennestri, e quindi diciamo R' sarebbe il raggio di curvatura della polare mobile. Ok? Quindi a suo tempo l'abbiamo indicato con RL, ma questo in questo caso sarebbe R'. Quindi tenete a mente questo schemino per quanto riguarda la congruenza della simbologia. Ok. Ancora, come detto, abbiamo dh in dl che è esprimibile come meno seno di psi. Ok? E allora non ci rimane che sostituire queste espressioni nell'equazione di sopra, e quindi abbiamo del rho in dl che è uguale a meno 2h seno di psi diviso delta coseno di psi meno h. Ok? Meno h quadro delta coseno di psi meno h al quadrato. Qui andiamo a sostituire, questo è de delta in dl coseno di psi meno delta seno di psi, che moltiplica l'espressione di de phi in dl, che è uguale a 1 su r' meno il coseno di psi diviso h meno de h in dl. Scusatemi, dh in dl andiamo a sostituire, dh in dl sarebbe meno seno di psi, quindi qui abbiamo più il seno di psi. Quindi abbiamo operato queste due sostituzioni in questa espressione della derivata del raggio di curvatura in funzione dell'arco di polare mobile. Allora, andiamo avanti nel fare i dovuti passaggi, e quindi otteniamo quanto segue. Allora, risulta
conveniente mettere in evidenza H diviso delta coseno di psi meno H, questo che va a moltiplicare tutto, vale a dire i due termini evidenziati prima. Quindi abbiamo qui, siccome mettiamo in evidenza questo termine che però è elevato al quadrato, qui possiamo cambiare di segno, abbiamo 2h seno di psi che moltiplica, cambiando di segno, h meno delta coseno di psi. Ok? Perché ho messo in evidenza il quadrato, quindi vado a rimoltiplicare, cambiando di segno scompare questo meno e ottengo questa espressione relativamente a questo termine qua. Va bene? Andiamo avanti. Abbiamo quest'altro termine, quindi ho un d delta in dl, ma siccome ho messo in evidenza h, qui ho un altro h, per il coseno di psi, e questo termine è negativo perché c'è questo meno. Andiamo avanti ora ad esplicitare questi altri termini. Quindi qui abbiamo più delta H seno di psi diviso R'. Va bene? E ancora più meno delta H seno di psi coseno di psi diviso H. Rimane l'ultimo termine, quindi meno H seno di psi. Questo H e questo H va via. Ok, allora qui possiamo andare a cancellare questa espressione. Allora, abbiamo un del rho in dl, abbiamo messo in evidenza h delta coseno di psi meno h al quadrato, quindi 2h seno di psi h meno delta coseno di psi meno h coseno di psi de delta in dl più h delta diviso R' seno di psi meno delta sen psi coseno di psi qui non c'è quest'h, quindi meno seno di psi. Questo è segno meno, questo è più, quindi qui abbiamo meno, quindi meno seno di psi. Ok, a questo punto facciamo un altro passaggio ancora che conviene scrivere qua. Quindi qui abbiamo un del rho in dl sempre, che è uguale appunto ad h diviso delta coseno di psi meno h al quadrato. Questo termine diventa, quindi qui abbiamo un 2 seno di psi che moltiplica h meno delta coseno di psi,
meno h coseno di psi e delta in dl e delta in dl, questo rimane tutto uguale, quindi meno delta seno di psi coseno di psi più h seno di psi che moltiplica delta diviso r primo meno 1. Questa è l'espressione di riferimento, qui possiamo anche cambiare il segno, mettiamo meno qui 1 meno questo. Bene, questa espressione in considerazione devo cancellare allora, tenendo conto che m è uguale a meno 3 delta diviso de delta in dl ed n è uguale a 3 r primo 2 r meno r primo che sono gli invarianti geometrici dove R rappresenta il raggio di curvatura della polare fissa, R' è il raggio di curvatura della polare mobile, delta la circonferenza reflessa, il diametro, e questa la variazione del diametro della circonferenza reflessa. Bene, in considerazione di questi termini, questa espressione diventa la seguente, quindi comincia ad assumere una forma di interesse pratico. Quindi del rho in dl è uguale a 3 h quadro delta diviso delta coseno di psi meno h al quadrato che moltiplica il coseno di psi diviso n più il seno di psi diviso n meno seno di psi coseno di psi diviso h. Questa è l'espressione che ci dà la variazione del raggio di curvatura in funzione dell'arco di polare mobile. Se voi andate a sostituire m ed n in questa equazione ottenete questa che a sua volta, come abbiamo visto, è derivata da questa, o meglio, derivando questa espressione rispetto ad n. Così quantomeno abbiamo riportato i passaggi fondamentali. Bene, a questo punto entriamo un po' nel discorso dal punto di vista un pochino più applicativo. Questa è l'espressione di riferimento. Siccome noi vogliamo trovare il luogo geometrico dei punti del piano mobile a curvatura stazionaria, dobbiamo imporre che questa sia uguale a zero. Va bene? Quindi questa deve essere uguale a zero. Ok? A questo proposito possiamo fare un ulteriore passaggio. Possiamo scrivere 3h quadro delta diviso delta coseno di psi meno h tutto al quadrato, metto ulteriormente in evidenza seno di psi coseno di psi
ok? Naturalmente qui poi ci troviamo 1 su m, 1 su m seno di psi. Qui ci troviamo davanti a questo termine 1 su n per il coseno di psi meno 1 su h uguale a 0. Ho semplicemente messo in evidenza se fi coseno, se psi coseno di psi. Ecco, siccome a noi interessa che tutto questo sia uguale a 0, perché da questa condizione noi troviamo il luogo geometrico dei punti di curvatura stazionaria, e ci fa comodo avere questo prodotto, ok? Quindi questa eguaglianza è soddisfatta quando ognuno di questi fattori è naturalmente uguale a zero. Quindi questo ci aiuta molto per rendere la formula più utile dal punto di vista applicativo. Bene, allora possiamo ulteriormente esprimerla in questo modo, perché questi termini, siccome al secondo membro c'è zero, possono scomparire in maniera conveniente e posso lasciare in questa equazione questi termini di interesse, cioè h quadro seno di psi coseno di psi, e questo rimane uguale, cioè 1 su m seno di psi più 1 su n coseno di psi meno 1 su h uguale a 0. Va bene? Questo lo posso fare perché al secondo membro ho 0. Bene, questa è l'espressione, diciamo, di maggiore interesse, su cui adesso andiamo a puntare l'attenzione, senza dimenticare naturalmente che questi sono gli invarianti geometrici, perché come vedete dipendono soltanto dai raggi di curvatura dei polari e dal diametro della circonferenza dei flessi, cioè a sua volta della curvatura delle polari. Quindi note le polari sono noti m ed n in altri termini, ok? Quindi queste le dobbiamo lo stesso incorniciare. Quindi abbiamo l'equazione di questa curva in coordinate polari, un po' come accadeva nella circonferenza dei flessi, e non a caso abbiamo fatto questo ulteriore passaggio dalle coordinate polari a quelle cartesiane, anche se lì era più semplice, conviene farlo qui, cioè cercare di passare a delle coordinate cartesiane in modo tale da riconoscere il tipo di curva e da lì ricavarne, diciamo, le proprietà di interesse pratico applicativo. Bene, allora possiamo, magari senza cancellare, spostarci nell'altra lavagna e facciamo uno schema simile a quello fatto a proposito della forma di Eulero-Savary. Quindi questa rappresenta ancora una volta la polare fissa, questa è la polare mobile, questo è il centro di istantanea rotazione. Il sistema di riferimento è questo, la tangente alle polari P con 0, e questo è la relativa normale, sempre in P con 0, diretta verso, come vedete, la polare mobile. Bene? Allora, il punto M è questo, questo è H e questo è l'angolo psi. Quindi alla fine M in coordinate polari è rappresentato da H psi, giusto? Che sono, diciamo, le coordinate che naturalmente compaiono qui dentro, no? Vedete che abbiamo H e psi, va bene? Perché poi questi coefficienti qui, ripeto ancora una volta, sono invarianti geometrici che sono collegati
appunto alla geometria del moto, in particolare alle traiettorie polari. Allora, noi possiamo fare questo ragionamento, cioè andiamo qui sulla falsa riga di quanto fatto per la circonferenza dei plessi, qui abbiamo una coordinata x e una coordinata y rispetto al sistema di riferimento canonico. E quindi anche qui possiamo scrivere che x è uguale ad h per il seno di psi e che y è uguale ad h per il coseno di psi. Ok? Quadrando e sommando possiamo scrivere x quadro più y quadro che è uguale ad h quadro. Allora andiamo a fare queste sostituzioni per poter passare dalle coordinate polari alle coordinate cartesiane nel riferimento canonico, fermo restando che l'equazione è quella che abbiamo naturalmente scritto prima, che magari vi riscrivo qui velocemente per comodità. Quindi è un h quadro se psi coseno di psi messo in evidenza, e qui abbiamo 1 su m seno di psi più 1 su n coseno di psi meno 1 su h. Ok? Meno 1 su h uguale a 0. Questa è l'espressione in coordinate polari, e andiamo a fare queste sostituzioni. Ci accorgiamo subito che qui ho un h quadro se psi coseno di psi, questo non è nient'altro che xy, giusto? Quindi qui abbiamo xy in evidenza, ok, che corrisponde a questo primo termine, poi abbiamo 1 su m seno di psi. Ma il seno di psi lo posso esplicitare facilmente qui, che è praticamente uguale ad x su h, e analogamente il coseno di psi è uguale ad y su h. Va bene? Sempre con lo scopo di passare dalle coordinate polari a quelle cartesiane. Quindi abbiamo 1 su m seno di psi, ma seno di psi è x su h, quindi qui mi trovo questo termine che è dato da h diviso m x, giusto? 1 su seno di psi è uguale ad h su x. Analogamente, qui abbiamo h diviso n y meno, qui rimane, abbiamo questa l'espressione rimane 1 su h, quindi meno 1 su h uguale a 0. Abbiamo quindi eliminato i termini trigonometrici di seno e coseno di psi e abbiamo lasciato le coordinate xy, giusto? Ok, allora incomincia la curva ad assumere una forma algebrica un po' più familiare. Andiamo avanti. Se andiamo ad effettuare questa moltiplicazione, qui otteniamo un yh diviso m più un xh diviso n meno xy diviso h uguale a 0. Se metto in evidenza un h quadro ottengo y diviso m più x diviso n meno in
realtà ho moltiplicato per H primo e secondo membro, e qui ho messo in evidenza H quadro, quindi qui ho H quadro che lo metto in evidenza, tra questi due, moltiplicando per H questo rimane solo XY, va bene? Quindi siamo giunti a questa espressione. Ma, come visto prima qui, H quadro lo posso eliminare ancora con x quadro più y quadro. Quindi qui che cosa ottengo? Ottengo x quadro più y quadro che moltiplica y diviso m più x diviso n meno xy uguale a 0. Abbiamo quindi eliminato non soltanto l'angolo psi, abbiamo eliminato anche h, e quindi siamo passati completamente dalle coordinate polari h psi alle coordinate cartesiane xy. Questa è l'espressione di questo luogo geometrico, espressione algebrica. Questo luogo geometrico è quindi che cosa? È una curva algebrica di terzo grado, cioè una cubica. Non a caso si chiama cubica di curvatura stazionaria, in quanto questo luogo geometrico è rappresentato da una curva algebrica di terzo grado. Se vado a moltiplicare, qui compaiono degli xy al cubo. Va bene? Ok, quindi abbiamo questa espressione in coordinate polari, che la vado a ricominciare anche qui, e questa espressione in coordinate, coordinate cartesiane. Da qui abbiamo riconosciuto di avere a che fare con una cubica. Ora dobbiamo ricavare le caratteristiche di questa cubica, perché noi siamo interessati a questo luogo geometrico, va bene? Ogni qualvolta vogliamo generare una traiettoria che approssimi un arco di circonferenza oppure che approssimi un tratto rettilineo. Non soltanto, vi ho anticipato che questo è utile anche nelle applicazioni finalizzate alla progettazione di meccanismi con indugio, noti anche come dual mechanism. E allora vogliamo capire com'è fatta questa cubica, perché la cubica può presentarsi naturalmente in vario modo. Ok? Questa è una cubica un po' particolare che ha delle caratteristiche geometriche di interesse e che poi ci aiutano naturalmente a rappresentarla. E allora, ancora una volta, in maniera analoga a quanto abbiamo fatto per quanto riguarda la curva di Biella, che in quel caso era una curva algebrica di sesto grado, mi interessa sapere se ci sono dei punti di infinito. Okay? Cioè mi interessa andare ad intersecare questa curva, che è di terzo grado, con la retta impropria, al fine di capire se ho dei punti di infinito. Nel caso della curva di Biella, i sei punti di intersezione cadevano tutti nei punti ciclici e quindi erano dei punti immaginari, per cui nella realtà non vi erano punti propri reali. Andiamo a vedere qui se succede qualcosa di simile. Al fine di fare questo, sapete che dobbiamo passare dalle coordinate cartesiane alle coordinate omogenee. Va bene? Ma è un'operazione abbastanza semplice, l'abbiamo già fatto. Quindi x è uguale a x1 diviso x con 0, y è uguale a x con 2 diviso x con 0. Quindi dobbiamo passare prima alla rappresentazione. Dobbiamo passare prima alla rappresentazione in coordinate omogenee e poi andiamo a studiare appunto l'intersezione con la retta impropria per quanto detto prima. Allora, procediamo con questa sostituzione. Quindi abbiamo un x1 quadro diviso x con 0 al quadrato più x con 2 quadro diviso x con 0 al quadrato, questo per il primo termine. Poi ho un y, quindi un x con 2 diviso mx con 0 più x con 1 diviso mx con 0 meno
x1 x con 2 diviso x con 0 al quadrato uguale a 0. Ho semplicemente fatto quella sostituzione in questa espressione, espressione cartesiana. Ok? Sviluppiamo questo prodotto, quindi abbiamo x1 quadro x con 2 diviso m x con 0 al cubo più x1 al cubo diviso n x con 0 al cubo più x con 2 al cubo diviso n x con 0 al cubo più x1 x con 2 diviso n x con 0 al cubo. Ok? N x con 0 al cubo m al cubo x con 2, qui c'è un quadrato, no scusate, no no pardon, scusate, c'è un, questo è l'ultimo termine. Allora, più x con 2 al cubo m x con 0 più x1 x con 2 quadro diviso n x con 0 al cubo, e qui rimane meno x1 x con 2 diviso x con 0 al quadrato uguale a 0. Va bene? Ok. Cosa facciamo? Moltiplichiamo tutto per x con 0 al cubo e quindi abbiamo un x1 quadro x con 2 m più x1 al cubo diviso m più x con 2 al cubo diviso m più x1 x con 2 al quadrato diviso n meno x1 x con 2 per x con 0 uguale a 0. Va bene? Allora, se ora vogliamo ulteriormente semplificare, possiamo andare a moltiplicare primo e secondo membro per mn, quindi qui otteniamo un x1 quadro x con 2 n più x1 al cubo m più x con 2 al cubo n più m n x1 m, scusate, m x1 x con 2 al quadrato meno m n x1 x con 2 x con 0 uguale a 0. Sono dei semplici passaggi derivanti dalla sostituzione di x uguale x1 x con 0 e y uguale a x con 2 x con 0 qui dentro. Quindi questa è l'espressione della stessa curva in coordinate, coordinate omogenee. Allora, qual è il discorso? Come anticipato, noi andiamo ora ad intersecare questa curva con la retta impropria che ha equazione x con 0 uguale a 0, perché è rappresentata da tutti i punti del piano che sono all'infinito, perché se vado a mettere x con 0 uguale a 0, queste coordinate naturalmente vanno all'infinito, e da questo sistema ci accorgiamo subito che scompare questo termine, perché è l'unico termine in cui c'è una x con 0, va bene? Che è uguale a 0.
Quindi l'intersezione di questa cubica con la retta impropria produce questa equazione, che poi in effetti sarebbe questa nel momento in cui l'ultimo termine va a zero. Benissimo. Allora, qui posso ritornare convenientemente all'equazione in forma cartesiana ed otteniamo questa. Quindi la x1, io ho un x quadro yn più x al cubo m più y al cubo n più m x y al quadrato uguale a 0. Ok? In realtà, facendo la sostituzione, qui avrei un x con 0 al cubo, ma x con 0 al cubo ce l'ho in tutti i termini, e quindi lì ho già semplificato l'x con 0 al cubo e quindi sono ritornato all'espressione in forma cartesiana e non più in coordinate omogenee. Va bene? Ok. Allora, questa possiamo scriverla in questo modo, che è quello che ci interessa, x quadro più y quadro che moltiplica mx più ny uguale a 0. X quadro mx, no scusate, questo è mx al cubo, che è questo, poi ho nx quadro y, questo, poi ho my quadro x, che è questo, e poi ny cubo, che è questo, giusto? Quindi questa espressione è equivalente a questa, ci siamo? Ecco, questo è quello che ci interessava per le considerazioni che andiamo ora a fare. In questa equazione noi abbiamo le intersezioni della cubica di curvatura stazionaria con la retta impropria, stanno qui dentro, va bene? E mi accorgo cosa? Che nel rispetto ancora una volta del teorema di Bezout dell'algebra, io ho una cubica, questa volta terzo grado, con una retta primo grado, quindi ho tre intersezioni, ok? Ciascuna contata con la propria molteplicità. Quindi, quali sono le intersezioni? Sono tre, ma quali? Andiamo a vedere. Vedete, questo è fattorizzato, quindi posso scrivere x quadro più y quadro uguale a 0 e succede qualcosa di simile a quanto accadeva per la curva di Biella, che vi ricordate era una sestica tricircolare. Tricircolare perché passava tre volte nei punti ciclici. Ma anche qui succede qualcosa di simile, perché ho la somma di due quadrati. Giusto? Quindi questa può essere fattorizzata come y meno ix per y più ix uguale a 0. Può essere fattorizzata nel campo dei numeri complessi, introducendo i numeri immaginari. E quindi anche qui mi ritrovo le due soluzioni y uguale a più o meno ix. Come vedete sono due rette perché naturalmente stiamo considerando l'intersezione con la retta impropria, quindi sono punti propri, giusto? E quindi individuiamo delle direzioni che caratterizzano il punto improprio. Però qui, così come accadeva nella curva di Biella, il coefficiente angolare è un numero immaginario, quindi stiamo parlando anche in questo caso dei punti ciclici.
Quindi vuol dire che anche la cubica di curvatura stazionaria passa per i punti ciclici. Ok? Qualitativamente, se questa fosse la retta impropria, la traccia tratteggiata, perché naturalmente è rappresentata da tutti i punti all'infinito del piano, di equazione x con 0 uguale a 0, qui sopra ci sono i punti ciclici. Va bene? I punti ciclici che sono caratterizzati da questi coefficienti, da questo coefficiente immaginario. Per quei punti passano tutte le circonferenze del piano, come abbiamo visto, ci passa la curva di Biella tre volte per ciascuno di essi, ma ci passa pure la cubica di curvatura stazionaria. Una sola volta, perché vedete che qui è molteplicità 1, ok? Quindi questa la posso vedere in questo modo, dove qui c'è un esponente 1, contrariamente a quanto accadeva per la curva di Biella, dove avevamo 3, quindi molteplicità. Quindi sappiamo che la cubica di curvatura stazionaria passa per i punti ciclici. Infatti non a caso si chiama cubica circolare, giusto? Cubica circolare. Però attenzione, perché dal teorema di Bezout noi abbiamo 3 intersezioni, 2 sono queste, e quindi sta nel campo complesso, per cui non è che ci interessi molto dal punto di vista pratico. Ma attenzione, ce n'è una terza. Andiamo a vedere la terza intersezione. Come la ricavo? Uguagliando a 0 il secondo fattore. Se vado ad uguagliare a 0 il secondo fattore, in cui ho fattorizzato il luogo dei punti di intersezione della cubica con la retta impropria, che cosa ottengo? Ottengo mx più ny uguale a 0. Ma qui il discorso è diverso, perché ottengo che y è uguale a meno m su n x. Quindi ottengo ancora una direzione, perché stiamo parlando di punti impropri, ma il coefficiente angolare è reale, non è più immaginario come accadeva prima, perché m ed n sono gli invarianti geometrici che sono unicamente legati ai raggi di curvatura delle polari e dal diametro della circonferenza dei flessi, che a sua volta dipende dai raggi di curvatura delle polari. Quindi questo che cosa rappresenta? Una direzione, cioè la direzione dell'asintoto reale. Quindi che vuol dire? Che questa cubica di curvatura stazionaria, ossia il luogo geometrico del piano mobile che presenta 4 punti di intersezione con il proprio cerchio oscuratore, degenere o non degenere, va bene? È circolare perché passa per i punti ciclici, ma è aperta perché ha un asintoto nel campo reale. Quindi abbiamo ricavato questa informazione importante. Questa è la direzione dell'asintoto, questo è il coefficiente angolare, ma non è l'asintoto in particolare. Noi l'asintoto lo possiamo ricavare in maniera precisa in questo modo. Quindi abbiamo una retta che non necessariamente passa naturalmente per l'origine, l'asintoto può essere una retta del piano naturalmente, ok? Quindi in generale l'equazione dell'asintoto è di questo tipo, no? Mx più q, dove m è il coefficiente angolare, q è l'intersezione con l'asse delle ordinate, l'espressione, diciamo, generale di una retta nel piano. Però noi qualcosa già la sappiamo, perché sappiamo quanto vale il coefficiente angolare, l'abbiamo ricavato da questo discorso, giusto? Quindi coefficiente angolare è meno m su n. Questo lo sappiamo, e quindi qui scrivo meno m su n x più q. Cos'è che vogliamo determinare
quindi in questo caso è Q. Quindi la direzione dell'asintodo è determinata dal coefficiente angolare, vogliamo sapere l'asintodo dov'è che interseca l'asse delle ordinate. Ok? Asse ordinate naturalmente è il nostro sistema di riferimento, che è quello canonico con origine al centro istantaneo di rotazione. Ok, e allora la cubica ce l'abbiamo qui, ma questa la possiamo scrivere un po' sulla falsa riga di quanto fatto prima, quindi questa la possiamo scrivere anche come, allora, x quadro più y quadro che moltiplica n y più n x meno mn xy uguale a 0. Questa è l'equazione della cubica, come vedete, immediatamente derivabile da questa nella forma cartesiana, nel momento in cui vado a moltiplicare primo e secondo membro per mn. Ok? Quindi la posso scrivere in quel modo. E ora dobbiamo fare qualche altro passaggio insieme. Andiamo a dividere qui per x quadro, qui divido per x quadro e qui divido per x quadro, naturalmente. Questo mi agevola perché qui otteniamo che cosa? Otteniamo 1 più y su x al quadrato, giusto? Che moltiplica ny più mx meno mn, attenzione, y su x uguale a 0. Quindi, come vedete, mi sono, tra virgolette, preparato questo termine y su x, ok? Ma questo y su x io lo conosco perché è legato al coefficiente angolare, in questa direzione, quindi y su x è uguale a meno m su n, giusto? Quindi qui vado a sostituire meno m su n, quindi ottengo 1 più m quadro diviso n quadro, che moltiplica ny più mx meno mn y su x, che è, come detto, meno m su n. Quindi qua abbiamo un più m quadro diviso n uguale a 0, e questo si semplifica. Va bene? Ok, cancello qui siamo arrivati a questa espressione. Però io so anche che y è uguale a meno m su nx più q, e questa la posso andare ad infilare qui dentro, e ottengo quindi questa espressione. Quindi ho 1 più n quadro n uh.
allora se vado a moltiplicare questa per questa, qui ottengo meno mx, meno mx più nq, ok, più mx più m quadro uguale a 0. Questo e questo si semplifica, ok? Quindi questo mi consente di ricavare il termine u che è uguale a meno m quadro diviso n per n quadro diviso n quadro più m quadro. Q è uguale a meno mn n quadro più m quadro. Questa è l'espressione del termine Q. E quindi alla fine l'equazione dell'asintodo della cubica di curvatura stazionaria è la seguente, cioè y uguale meno m su nx meno mn m quadro più n quadro. Ok? Questa è l'espressione dell'asintodo. Questo è molto utile perché ci aiuta, diciamo, a disegnare, a rappresentare questo luogo geometrico, ok? Fermo restando che m e n sono ricavabili dalle caratteristiche geometriche del moto. Ok? Benissimo, quindi abbiamo trovato anche questa caratteristica della cubica di curvatura stazionaria. Si possono trovare altre proprietà della curva, ma andiamo ora a rappresentarla qualitativamente e vi dico anche che si tratta di una particolare cubica che si chiama la strofoide, una strofoide obliqua che presenta un punto di infinito il cui asintoto è questo, ma presenta anche, altra caratteristica importante, un punto doppio nel centro di istantanea rotazione. Devo fare un disegno qualitativo di questa cubica e sistema di riferimento canonico, questo è P con 0, questa è l'espressione dell'asintodo, qualitativamente immaginiamo che sia questo l'asintodo, naturalmente questo punto di intersezione è uguale a Q e la cubica si presenta qualitativamente in questo modo. Quindi questo è l'asintodo Thank you.
questa è la forma qualitativa della cubica di curvatura stazionaria, che è il luogo geometrico dei punti del piano che presentano appunto una curvatura stazionaria, ossia quattro punti in contatto con il proprio cerchio oscillatore del genere o non del genere. Va bene? E come vi dicevo, è una cubica circolare perché passa per i punti ciclici ed è nota come strofoide. Bene, allora, come vedete, il discorso in generale è abbastanza complesso dal punto di vista teorico. Dal punto di vista applicativo le cose si semplificano abbastanza, perché poi i casi pratici in realtà sono anche quelli, fortunatamente, un po' più semplici rispetto alla trattazione teorica rigorosa. Ecco, molto spesso capita di avere a che fare con situazioni nella progettazione pratica dei meccanismi, delle situazioni in cui la cubica diventa una curva degenere. Ok? Ecco, la cubica può degenerare in vario modo, perché è una curva di terzo grado, ma uno dei casi più frequenti è quello in cui la cubica degenera in una circonferenza e una retta. Nota spesso nella terminologia anglosassone come phi curve, okay? Perché ricorda appunto la lettera greca, la phi, cioè uno zero spaccato, per capirci. Va bene? Quindi degenera in una, come dicevo, phi curve. È un modo in cui può degenerare, ma non è l'unico naturalmente. In alcuni casi può degenerare anche in tre rette, si spezza in tre rette. Ma questo lo vedremo gradualmente. Andiamo a vedere questo, che è il caso obiettivamente più frequente. E andiamo a considerare un caso che abbiamo affrontato diverse volte, ma ora lo affrontiamo in considerazione di queste nuove conoscenze che abbiamo acquisito, cioè andiamo a considerare il caso di una ruota che rotola su un piano. Abbiamo detto più volte che in condizioni di puro rotolamento i due profili, cioè quello della strada e quello della ruota, vanno a coincidere proprio con le traiettorie polari. Quindi questa diventa la polare fissa, mi riferisco al profilo della strada o del binario, se fosse la ruota di un treno, e questo rappresenta la polare mobile. Ok? Benissimo. Se vi ricordate, noi abbiamo ricavato anche la circonferenza dei flessi in questo caso. È abbastanza semplice nel momento in cui facciamo riferimento alla curvatura delle polari. Infatti noi sappiamo, ve lo riscrivo qui, che meno 1 su delta è uguale a 1 su r lambda. Vediamolo così, che c'è più familiare, meno 1 su RL. Ok? Ma il raggio di curvatura della polare fissa, in questo caso, essendo una retta, va all'infinito. Se questo va all'infinito, questo termine va a zero, la conseguenza immediata è che delta è uguale a RL. Giusto? Cioè il diametro della circonferenza dei flessi coincide con il raggio della polare mobile. Questo è già sufficiente per rappresentarla, perché sappiamo che è tangente alle polari in P con 0, conosciamo il diametro, cade dal lato della polare mobile e quindi la circonferenza dei flessi è praticamente rappresentata da questa curva.
Del resto il polo dei flessi, come vedete, questo è T0, il polo dei flessi si muove, essendo l'asse, il centro della ruota, si muove lungo questa traiettoria rettilinea, quindi il risultato è assolutamente congruente con quello che ci aspettiamo. Bene, noi però ora abbiamo acquisito, come dicevo prima, delle conoscenze in più, no? Cioè conosciamo un altro luogo geometrico di curvatura stazionaria. Vediamo che cosa succede. Allora, vedete, io vi ho lasciato qui incorniciati questi termini che adesso assumono un significato, diciamo, pratico più interessante. Andiamo a guardare il termine m. M è uguale a 3 delta diviso d delta in dl, cioè al denominatore io ho la derivata del diametro della circonferenza dei flessi, che in questo caso è questo, va bene? Perché è uguale ad rl, in funzione dell'arco di polare morto, cioè la variazione della circonferenza dei flessi durante il moto, giusto? Perché la circonferenza dei flessi è un luogo geometrico istantaneo, giusto? Che è caratteristico in quell'istante. In un istante diverso, in generale, cambia sia di diametro che di posizione questa circonferenza e addirittura può degenerare in alcune configurazioni, come accade per esempio nel manovellismo di spinta quando la manovella a 90 gradi, cioè in quadratura. In questo caso, essendo delta uguale ad RL, è costante, perché se il raggio di curvatura della polare mobile è costante, perché è una circonferenza in questo caso, vuol dire che è costante anche delta, giusto? Ma se delta è costante, questa derivata qui è uguale a zero, giusto? Ma se questa derivata è uguale a zero, quindi posso scrivere che d delta in dl è uguale a zero in questo caso, perché delta è costante. Ma se questa è uguale a zero, vuol dire che m va all'infinito, ma 1 su m va a zero, giusto? Quindi posso scrivere direttamente che 1 su m tende a zero. Ok? Ma se noi andiamo a guardare, se non l'ho cancellata, ma qui l'espressione della cubica che in coordinate polari è questa, qui ho 1 su m che va a 0, qui posso anche andare a moltiplicare seno e coseno, quindi alla fine l'espressione della cubica in gran parte delle applicazioni si semplifica ulteriormente, quindi il discorso pratico è più semplice di quello che sembra. Vi spiego meglio, qui posso liberarmi dell'h quadro, seno coseno, cioè posso sviluppare la moltiplicazione e semplificare nella maniera più conveniente, ma insomma la cosa più interessante è che questo termine qui va a zero. Ecco, lo vediamo meglio. Sarebbe questo termine qui, no? Perché questo comunque è un fattore, quindi questo lo posso mettere uguale a zero e considerare solo questo termine qui. Ok, era esattamente quello che cercavo, quindi è, lo scrivo qui, 1 su m seno di psi più 1 su n coseno di psi, in effetti uguale a 1 su h, ok? Perché uguagliato a 0, quello lo porto all'altro membro, a 1 su h. Questa è l'equazione della cubica quando delta è diverso da 0. Ma è costante, quindi questo termine va a 0, che succede? Che questo scompare, non c'è. In effetti questo, se andiamo a vedere, è il termine più difficile da determinare, perché è più complicato ricavare questa derivata, no?
cioè la derivata che vi dà la variazione del diametro della circonferenza dei flessi durante il moto. Questa derivata è più complicata. Quindi, quando praticamente questo termine va all'infinito e quindi il suo inverso va a zero, le cose si semplificano moltissimo, perché questo qui lo posso calcolare senza grosse difficoltà. Questi sono semplicemente i raggi di curvatura delle polari, che specialmente in situazioni di questo tipo io conosco a priori, ok? Quindi è ben più semplice di quello che ci aspettavamo, ok? Andiamolo a calcolare proprio per questo esempio. Quindi a me interessa ora la n, perché la m non c'è, mi interessa n. N l'espressione è quella lì, ma 3r, questo sarebbe il raggio della polare fissa, cioè sarebbe r lambda, questo è r', cioè rl. Quindi andiamo a vedere, dovrei scrivere, scriviamola così che ci è più familiare e identico, naturalmente, quindi 2r lambda meno rl. Questo è il termine, è il termine della è il termine che ci dà in funzione dei raggi di curvatura delle polari. Però qui ci troviamo in una situazione in cui r lambda va all'infinito, giusto, perché è una retta, quindi r lambda tende all'infinito. Se divido numeratore e denominatore per r lambda, io ho 3rl e qui ho un 2 meno rl su r lambda, giusto? Ho diviso numeratore e denominatore per r lambda, e se vado a considerare il limite di questo, nel caso in cui r tende all'infinito, questo termine qui scompare, giusto? E quindi nel caso nostro, questo esempio, quanto vale n? N è uguale a 3 mezzi di RL. Ok? Quindi, nel nostro caso, questo è uguale a 3 mezzi di RL. Ma RL è il raggio della ruota. Giusto? La cubica è degenerata in una circonferenza e in una retta. Cioè, come vi avevo anticipato, diventa uno zero spaccato. Giusto? Perché essendo in terzo grado io ho la circonferenza che è secondo grado più la retta che è primo, e quindi ottengo il terzo grado, naturalmente. Come diventa la cubica? Questo lo possiamo spiegare anche con riferimento all'espressione cartesiana, ma la cubica, cominciamo a rappresentarla, vedete, io ho un n che è 3 mezzi di l, quindi questo termine dovrei sostituirlo qui dentro e ho l'espressione in coordinate polari. Va bene? Quindi questa come diventa? Questa diventa h che è uguale ad n coseno di psi, ma n è 3 mezzi di rl coseno di psi. Questa è l'espressione in coordinate polari. E come vedete è uguale, formalmente identica, alla circonferenza dei flessi, ok? Perché questa è una costante, h è la variabile, in coordinate polari h è la lunghezza del segmento orientato e psi mi dà l'orientamento. Forse è ancora scritta qui, eccola qui, delta coseno di psi uguale a P0M', cioè uguale a R, è identica. Giusto? Cioè il molare della favola è una circonferenza. È una circonferenza tangente alle polari primo zero ed ha un diametro che è 3 mezzi di RL, quindi una volta e mezza. Quindi se questa è RL, una volta e mezza vuol dire questo qui. Qual è un ramo della cubica, cioè la circonferenza costituente la cubica in questo caso? È questo qua. E questo è 3 mezzi di RL. Questo è un ramo della cubica, l'altro ramo è questa retta.
Quindi questa possiamo indicare come una C1 e questa è il secondo ramo C2 della cubica. Quindi il luogo geometrico dei punti con curvatura stazionaria, quindi con quattro punti di contatto con il rispettivo cerchio oscuratore, si trovano qua sotto. Quindi, come vedete, l'applicazione della formula è stata molto più semplice che non la derivazione della stessa, perché è ovvio che la derivazione della stessa fa riferimento al caso più generale in cui la cubica non è degenere. Ecco, voglio concludere la lezione di oggi con riferimento alla espressione, se ce l'abbiamo scritta, altrimenti la riscriviamo, con l'espressione, pare di no, della cubica in forma cartesiana, perché diciamo è un po' più precisa per capire il modo in cui degenera la cubica in questo caso. Questa è l'equazione della sintesi, possiamo togliere anche questo. Quindi l'equazione della cubica in forma cartesiana diventa la seguente. Ok, la scrivo. Diventa la seguente, cioè x quadro più y quadro che moltiplica x su n meno xy uguale a 0. Questa è l'equazione della cubica nel momento in cui ho già tenuto conto che questo termine 1 su m va a 0. Ok? Quindi questa è l'espressione cartesiana della cubica in questo caso. Ecco, notiamo subito una cosa, essendo scomparso il termine 1 su m per i motivi detti prima, noi possiamo andare a mettere in evidenza una x. Quindi posso scrivere x che moltiplica x quadro più y quadro meno n y uguale a 0. Ok? Quindi la posso scrivere in questo modo. Scritta in questo modo, vediamo subito il modo in cui degenera la cubica. Perché ho fattorizzato e quindi ottengo x uguale a 0, che è l'equazione dell'asse delle ordinate, cioè la C1 che ho rappresentato prima. Ok? Questa è la prima parte. Questa retta. La seconda parte è questa, uguagliata a 0. Quindi ho un x quadro più y quadro meno ny uguale a 0. La seconda parte che cos'è? È esattamente quella circonferenza. Ok? Quella circonferenza perché questo n rappresenta proprio il diametro della circonferenza. Ok? Questo è, scriviamolo anche qui, è uguale a n, cioè il diametro della circonferenza. Quindi è esattamente quella che ho rappresentato. Se la vediamo in forma cartesiana, come dicevo prima, è più immediato riconoscere il modo in cui la cubica degenera, ripeto, in questa figura, una circonferenza più una retta. Va bene, per oggi ci fermiamo.